Bentrovati con l'edizione di Stadio News 24 dell'Isero Piccolo. Sarà il Vicenza l'avversario del Palermo nel secondo turno di Coppa Italia. La gara è in programma domenica 5 agosto al Renzo Barbera, calcio d'inizio previsto alle ore 20:30. I veneti hanno conquistato il passaggio del turno battendo il Chieri per 2-1. E dopo la cessione di Caorè, l'arrivo di Asso e Rosanero attendono adesso nuove cessioni per poter sostituire naturalmente adeguatamente i partenti. Nestorovski e Struna sono i primi in lista di partenza e le strade dunque di entrambi potrebbero essere indirizzate in Italia. Se per il centravanti macedone non sono ancora arrivate offerte concrete, con Atalanta e Bologna che non hanno ancora affondato il colpo decisivo, per il difensore invece potrebbe esserci qualcosa di più. È forte infatti l'interesse del Chievo, ma i rosanero chiedono tanto nonostante il contratto in scadenza nel 2019. Questo naturalmente frena la trattativa. Il Palermo infine apre le porte tifosi rosanero. Se nella scorsa estate la ripresa dei lavori in Sicilia è stata alquanto turbolenta, stavolta il club rosanero non lascia nulla al caso e si prepara ad accogliere il tifo rosanero sugli spalti del Barbera, proprio dopo il ritiro di Sappada. E dunque rosanero svolgeranno un allenamento a porte aperte allo stadio il prossimo martedì 31 luglio alle ore 17 per accogliere e salutare dunque i tifosi dopo il primo ritorno dal ritiro appunto in Friuli. È tutto per questa edizione di Isero Piccolo, appuntamento alla prossima.